Benvenuti eroi della buonanotte. Questa notte abbiamo un ospite che è perfetta per il momento storico che stiamo vivendo prima di tutto, per l'argomento che mi sta a cuore, che è la vita e la spiritualità a 360 gradi, a cui questa buonanotte è dedicata, e poi perché ho letto un episodio che la riguarda, scritto da lei che apre un'antologia che si chiama Storie di ordinario risveglio, e lì ho scoperto, ladies and gentlemen, paparaparaparapa, yay, Paola Ferraro. Ciao Paola, benvenuta tra noi. Ciao cara, buonasera a tutti. Buonanotte a tutti gli eroi. Questo è un appuntamento della buonanotte. Serve? È nato con questo scopo alla fine, alzare la vibrazione, parlare in modo tale da far sì che le persone possano, magari senza accorgersene, vibrare alto, andarsene a dormire comunque con il mix ormonale giusto per riposare serenamente, lasciando tutti i pensieri, sai, lasciando da parte, indietro, è passato, è andato, tutto quello che hanno vissuto durante la giornata che magari può aver così interrotto l'idillio con la vita. La vita continua nel suo flusso e noi siamo pronti a pendere dalle tue labbra, dal flusso di parole bellissime che ci dirai. Vuoi parlarci di te offrendoci una breve carta d'identità? Chi è Paola Ferraro, Paola? E soprattutto, su questo bellissimo passaporto celeste che ti è stato dato quando sei scesa su questo pianeta, che cosa c'è scritto al posto di professione? Perché a me il termine professione non piace, la chiamiamo vision, la chiamiamo il motivo per cui sei qui. La passione che diventa lavoro, Ecco. fondamentalmente. Allora, io nella vita mi occupo di benessere oltre, nel senso di benessere a 360 gradi, quindi utilizzando diversi strumenti, a partire dalle costellazioni quantiche e sincroniche, la numerologia, e poi mi ha scelto una pianta alchemica, che è l'aloe vera, che utilizzo proprio come strumento di trasformazione, che va a lavorare anche nel corpo. Quindi è una sinergia di elementi che creano forme diverse in base al periodo in cui si appoggiano. Questa è la sintesi. Meraviglioso, quindi hai detto chi sei e che cosa sei venuta a fare. Grandiosa. Senti Paola, tra gli argomenti che io so essere i tuoi argomenti preferiti, ce ne sono alcuni che proprio hanno preso la mia attenzione e mi hanno molto affascinata. Tra questi c'è appunto la sincronicità degli eventi, la simbologia e le metafore con cui noi ci divertiamo a descrivere la vita o a cambiare la descrizione meno utile che facciamo, magari perché andiamo dietro a meccanismi automatici della vita, portandola in una dimensione altra, dove sia più vivibile e sia più anche in sintonia col nostro vero sé. Allora, io comincerei a chiederti, anzi, partiamo così, parlami un po' degli eventi sincronici e di come la vita ci parla nel suo flusso quotidiano attraverso questi, attraverso i simboli, attraverso le metafore. Un argomentino, eh? Allora, innanzitutto qui si parla sempre di sguardo che riesce a vedere, a cogliere oltre a ciò che appare. La vita comunica con noi in ogni istante, in ogni evento, in ogni dettaglio, solo che spesso noi non abbiamo occhi per vedere e quindi ci facciamo fregare, tra virgolette, da quello che appare. La vita è un po' un multistrato che ci si presenta davanti in forma materiale, ovviamente che è la più visibile, la più concreta, apparentemente, ma in realtà, mano a mano che io, come dire, cresco, evolvo, chiamiamolo così, è come se dentro di me si attivassero, si sbloccassero dei codici. Man mano che io cresco, immaginiamo anche solo una pianta che dal seme diventa germoglio, poi albero e poi fiorisce e fruttifica. Sono fasi diverse della stessa creatura. La stessa cosa vale per noi.
In base alla fase che stiamo vivendo e alla maturazione che abbiamo, possiamo interpretare le cose in un modo piuttosto che in un altro. Allora veniamo qui, in questo pianeta che è denso, e prima dobbiamo imparare la materia, quindi dobbiamo imparare a prendere gli oggetti, a camminare, cadendo, rialzandoci, poi impariamo le cose, come dire, concettuali, e via via che evolviamo, che cresciamo, raffiniamo queste qualità, queste capacità, e lo facciamo per ripetizione, perché per imparare una cosa noi ripetiamo la stessa cosa finché quella cosa diventa automatica. Ok? Ecco, in tutto questo possiamo prendere questo esempio anche come un esempio del modo di vedere la vita. Perché se io all'inizio interpreto la vita come materia, ok, credo semplicemente a quello che vedo. Fino a che si, come dire, attiva qualcosa dentro di me che mi permette di vedere oltre. E quindi di comprenderne, ad esempio, gli aspetti simbolici. Se all'inizio io non faccio caso a quello che mi succede perché è legato al caso, la vita è qualcosa che succede a prescindere da me, un po' alla volta invece mi rendo conto che il dentro e il fuori sono due cose apparentemente diverse, e cioè la vita esterna risponde ai miei movimenti interiori. Più io riesco ad aprire lo sguardo, più si attivano delle connessioni anche a livello proprio neurologico, e più la vita esterna cambia come riflesso a queste attivazioni. Qui entriamo in un tema, in un campo che molti di noi già conoscono, per altri magari è qualcosa di nuovo, che l'esterno e l'interno in realtà sono tali solo apparentemente, ma che fanno parte di un'unica realtà che si muove in noi, attraverso noi e a ritmo del nostro evolversi e accorgersi. Salvatore Brizzi questa cosa la spiega molto bene anche nei suoi libri, nei suoi testi, se uno vuole approfondire. È uno dei temi del cosiddetto lavoro su di sé, dove uno va alla scoperta di se stesso per poi comprendere la realtà, perché la realtà esterna è conoscibile nella misura in cui io riesco ad esplorare le mie interiorità, le mie caratteristiche, i miei codici. Allora posso conoscere anche gli altri, altrimenti l'altro mi sarà un estraneo, mi sarà incomprensibile. Mano a mano che io invece esploro le mie dinamiche interiori, le programmazioni che poi coinvolgono tutta l'umanità, ognuno di noi è un rappresentante di un'umanità, di un unico organismo che si presenta in diverse parti. Mano a mano io riconosco, attivo, sblocco, ecco che posso riconoscere negli altri la stessa cosa. E allora non mi fermo più all'apparenza dell'altro che magari sta vestendo un ruolo per me e io non me ne accorgo. Ecco, abbiamo fatto un volo pindalico per parlare dello sguardo, no? Dell'importanza di saper vedere, di saper cogliere nella realtà i suoi messaggi. Meraviglioso. Quindi mi stai dicendo in buona sostanza, Paola, che la pelle in realtà non ci divide dal mondo esterno, o meglio delimita, giusto per darci una forma, quello che noi chiamiamo interno e esterno, ma se noi continuiamo a ragionare, ad avere questa prospettiva, continueremo a vivere nella dualità, dimenticandoci in realtà che noi possiamo davvero avere un interscambio, una continua interazione con la realtà. La realtà intorno a me, quella che per me è la mia realtà, mi dà dei messaggi, io li capto, li colgo, me ne accorgo, li metabolizzo, e poi questi semi fruttificano dentro di me e la mia risposta sarà diversa da quella che si otterrebbe se io invece, chiusa nel mio mondo, continuassi a percepire l'esterno come un esterno che è avulso da me. Questo, per dirlo in termini magari quotidiani, è così? Ho capito bene, ho compreso bene? Eppure è funzionale, perché nella prima fase della nostra vita noi dobbiamo sperimentarla questa divisione. Certo. Quindi anche l'esperienza che noi stiamo facendo ha delle caratteristiche duali che sono evidenti e dichiarate.
perché noi ci ritroviamo in un contesto, in una realtà dove le polarità, gli estremi sono duali, perché noi ci ritroviamo, ma lo vediamo in ogni cosa, il giorno e la notte, il giusto e lo sbagliato, la luce e l'ombra, le stagioni, inverno, è polarità. Quindi noi ci immergiamo all'interno di una realtà che è duale, con un, come dire, un cervello che è diviso in due emisferi, sinistro e destro. Quindi io quello che credo è proprio che questa esperienza umana è quello che ci serve proprio attraverso la dualità per sviluppare altro, okay? Ok? Anche qui c'è chi lo fa, nel senso che trascende e che compie quel click che poi è un passaggio interiore in cui si accorge che effettivamente questa esperienza non è così reale, così concreta come ce la stiamo raccontando, ma che ha un po' la consistenza di un sogno, si dice il sogno della coscienza. Però serve crederci e farne parte anche in maniera densa, perché è l'esperienza che la coscienza sta facendo attraverso l'umano. L'esempio è: siamo alle Olimpiadi di calcio, le finali, ok? Che un calciatore corra dietro a una palla per fare gol, ok? E buttare la palla in una porta. Se, visto da un extraterrestre, dici quanta importanza ha questa cosa. Eppure è importante crederci, le regole del gioco sono quelle, perché in campo alla finale olimpionica è fondamentale, cioè l'importanza c'è, però posso sempre ricordarmi che quello è un gioco. Se io sono totalmente identificato nel calciatore che perdo, un anno dopo sarò ancora lì ad avercela contro i miei compagni di squadra o contro la squadra avversaria. Esco dalla partita, lì la partita la faccio. Ci metto tutta la cosa, anche se è assurdo inseguire una palla per buttarla in una porta, però il gioco è questo. Ma quando esco dal gioco siamo tutti amici. Questo è uno degli esempi di quella che è la nostra esperienza qui. Il problema, tra virgolette, che crea, diciamo, degli scompensi è l'identificazione nel gioco, perché se io sono totalmente identificato nel gioco, nell'esperienza che sto facendo di qualsiasi tipo, allora è lì che mi faccio male, è lì che ne soffro. Invece oggi più che mai, anche con gli eventi che stanno accadendo, siamo un po', diciamo, chiamati a scollarci da queste identificazioni, perché altrimenti ne rimaniamo schiacciati. E queste compressioni e pressioni che noi stiamo vivendo a livello sociale, politico, economico, insomma, possiamo mettere dentro tutto, sono proprio funzionali a farci slittare fuori da quell'identificazione, da quel totalitarismo che molti di noi ancora stanno vivendo. Paola, a tuo avviso, che cosa sono gli eventi sincronici? Prima di rispondere, ti dico una cosa, è vero, ci sta l'attivazione reticolare, cioè ci sta quella parte del nostro cervello che riconosce intorno a noi dei particolari semplicemente perché la nostra attenzione va lì. Il nostro cervello l'abbiamo un po' programmato per cercare quella cosa e non un'altra. E quindi ecco la coincidenza, in realtà quei particolari facevano già parte del panorama intorno a noi, ma non avevamo fissato ancora la nostra attenzione. C'è qualcosa di più rispetto a questo, secondo te, nella sincronicità degli eventi? Ma per come la vedo, io ti dico, io lavoro, gioco con le sincronie. Hai visto anche la diretta con Walter, che cosa è successo, una cosa si attiva. Non è qualcosa che dipende dalla nostra volontà, perché non è che puoi impegnarti per far accadere, ma puoi nutrire un campo fatto di spazio, di vuoto, in cui tu puoi permettere alla vita di entrare e di comunicare con te come pare alla vita, quindi in maniera totalmente inaspettata, improgrammabile, e man mano che prendi confidenza con questa energia e le lasci più campo, allora il flusso di cui tu parlavi prima prende piede e tu ti lasci proprio trasportare, no? Dalla vita. Ma perché? Perché ne hai riconosciuto, come dire, l'intelligenza, la presenza? L'intelligenza, e non è altro che la tua parte inconscia, cioè no. La vita si manifesta, come dire, tutta la parte non consapevole
della creatura che stiamo vestendo. Wow. Quindi, Ecco perché parlavi di sogno, Paola. Cioè, ecco perché parlavi di sogno e di risveglio dal sogno aspetta, lo dico entro Natale, disidentificazione. Cioè, come a dire, se è vero che noi siamo fino a un certo punto creatori inconsapevoli della realtà che viviamo, il fatto di accorgerci di poter modificare quello che è intorno a noi ci risveglia dal meccanismo causa-effetto materiale del siccome penso così, allora, siccome agisco così, allora, cioè c'è qualcosa di più nel risveglio, nell'accorgersi che siamo co-creatori di quella che chiamiamo realtà, giusto? Cioè quindi è la stessa differenza che tu potresti dirmi esserci e poi ti invito a un caffè per riprendere tra un momento, quindi lascio i nostri viewer con una domanda sospesa così, no? Ancora come appetizer. È la stessa differenza che intercorre a tuo avviso tra religioni e spiritualità con la S maiuscola? Fermiamoci qui, io direi, prendiamoci 2 minuti di pausa, che poi per i nostri viewer saranno 2 secondi, così dal punto di vista tecnico mettiamo tutto a posto. Ok? Un abbraccio grande, a tra poco, a tra pochissimo. Carissima, siamo arrivati alla differenza sostanziale che intercorre tra spiritualità e religione. Io ho vissuto in ambito religioso una buona parte della mia vita, un buon quinto abbondante della mia vita, credendo di aver raggiunto già il porto, diciamo così, la terra promessa, l'approdo. Poi però sono subentrate altre domande alle quali la vita continua a rispondermi. O magari no, perché va bene così. Comunque sia, mi sono resa conto che ero in una scatola, per quanto bella, ben arredata, per quanto confortevole, per quanto profumata, abitata anche da persone a me care, mi stava un po' stretta a un certo punto. Io vorrei, ecco, la tua opinione su questo, che hai una visione molto più ampia probabilmente della mia, della nostra, su quello che è la spiritualità in senso lato a 360 gradi. Direi che l'esempio che hai fatto è calzante per come la vedo, nel senso che la spiritualità è qualcosa, è l'energia, no? Che attraversa le forme, tutte le forme, quindi è come la vibrazione, il movimento, e attraversa delle scatole, degli schemi, dei contenitori, fino a quando questo contenitore diventa stretto. Allora, per come la vedo, le religioni sono un tentativo dell'uomo di controllare qualcosa che di definizione non è controllabile, ok? Quindi abbiamo tanti compartimenti stagni, tante scatole, poi anche lì, in base al livello in cui ci troviamo, può essere vissuta in un modo. Infatti una religione a un'ottava bassa è regole, riti, costrizioni, eccetera, eccetera. Un'ottava più alta invece si libera qualcosa. Però anche lì c'è un movimento che passa da una linea di realtà a un'altra e poi c'è un mezzo su cui tornerò dopo, ok? Per me è fondamentale riconoscere questo movimento non solo nel campo delle religioni, ma anche nel campo di tutte le situazioni che ci riguardano, che possono essere relazioni, lavori, fasi di vita, dove c'è un'energia che, come dire, attraversa quelle forme e poi le lascia. Quando la forma è vuota di quell'energia, è un guscio vuoto e quel guscio vuoto diventa un peso. Allora, se noi pensiamo che ogni esperienza che noi facciamo nella vita è funzionale per farci sviluppare delle qualità, per farci imparare qualcosa, allora noi, come dicevamo prima, per ripetizione impariamo delle cose all'interno di un guscio. Il guscio può essere la religione, che mi dà
dei confini stabiliti, delle regole del gioco e mi dà una protezione all'interno della quale io vado a maturare delle qualità, fino a quando questo guscio, il pulcino, cresce e a un certo punto c'è la vita fuori dall'uovo. E quindi che cosa succede? Che il guscio si deve rompere affinché il pulcino possa uscire e vivere. E noi questa cosa la troviamo in tantissimi aspetti della nostra vita, anche quello religioso, perché c'è chi all'interno di quello schema ci sta tutta la vita, perché è funzionale per l'esperienza che sta facendo, e chi invece si sta espandendo e quindi quel guscio diventa un qualcosa da rompere per uscire, per potersi esprimere. Nelle relazioni è la stessa cosa. Nel lavoro è la stessa cosa. Quante volte alcune persone, molte persone, soprattutto oggi, si ritrovano dentro a lavori che non gli appartengono più, che comportano fatica, che comportano senso di costrizione. Perché? Perché quella situazione ha esaurito la sua funzione, allora comincia a comprimere affinché noi possiamo uscire. E quando non usciamo, la vita comincia a calciare, no? È proprio come un parto, poi la natura insegna sempre, no? Con le mille metafore che ci mette a disposizione per comprendere come funzioniamo. Ma la stessa cosa può valere anche per quelle che sono le nostre idee, i nostri schemi mentali, una teoria, uno strumento che è stato il top per 5 anni della mia vita, wow, a un certo punto, cacchio, mi sta stretto. E allora, no, ma cavolo, mi è servito tanto, non è che posso tradire il maestro, lo strumento, no, devi farlo, perché altrimenti rimani incastrato. È come dire, c'è un paio di scarpe bellissime che mi hanno fatto fare tanta strada, ma oggi mi sono strette, io mi costringo a tenere il piede dentro e il piede mi fa male. E oggi, come oggi, questa metafora è più che mai attuale, perché ci spiega quanto siamo incastrati in strutture non più funzionali al nostro benessere e alla nostra evoluzione. L'umano tende a rimanere attaccato a quello che conosce, anche se quello che conosce è doloroso, perché lo conosce. E invece, oggi più che mai, è necessario aprirsi al cambiamento. E questa è anche un po' una fase che ritroviamo in tutti gli aspetti della nostra vita. È una fase a 3 step in cui c'è una realtà che mi sta stretta, non c'è una realtà nuova, non posso più stare nella realtà vecchia ma non so dove sto andando. Allora tutti i cambiamenti, tutte le trasformazioni autentiche passano per una fase di vuoto dove la mente non può sapere che cosa succede. È la fase del bozzolo. La farfalla, per diventare tale, deve passare in una fase di stop, stasi, vuoto, apparente morte. La stessa cosa in ogni campo della nostra vita. C'è una rottura che libera l'energia. Ogni volta che qualcosa si rompe, qualcosa si sta liberando. E parlo anche di cose molto semplici, un'unghia, un bicchiere, la caldaia, il telefono. La vita, dicevamo prima, comunica con noi e ci fa vedere esattamente cosa sta succedendo al nostro interno. Così quando, mi si è resettato il telefono, benissimo, prendo atto che in me c'è dentro, sta avvenendo un reset. Ho perso tutti i dati, quanti in questi anni hanno perso qualcosa o hanno rotto qualcosa? Allora, la parte umana protesta e che rottura di scatole, e ma non ci voleva, ma che sfiga, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se io riesco a spostare lo sguardo dalla parte umana che protesta a una parte che sa che sta andando tutto bene e soprattutto coglie il segnale, mi si è rotto questo, ok, prendo atto che dentro di me si sta liberando qualcosa. Allora anche il fastidio scema molto più facilmente, eh? Io lo vedo sulla mia realtà. Quando mi si rompeva, adesso succede meno, fortunatamente, qualcosa nella macchina, io faccio il 4° al meccanico, che a lui non gli pare neanche vero di raccontarmi, no, tutto il pistone che va, e questo, e io non che ascolto, no, ma scusa, ma cosa fa questo elemento? Eh sì, ma perché? Mi faccio spiegare, perché so che la parte della macchina che si è rotta mi sta raccontando qualcosa di un processo che io sto attraversando. E è fantastico.
uno scoiattolo che ti attraversa la strada, tu noti un fiore che sboccia, noti, cavolo, è un periodo che vedo sempre rapaci, aquile. Sono tutti segnali simbolici che ci raccontano qualcosa, ma dobbiamo imparare, anzi ricordare, il linguaggio della vita, perché noi l'abbiamo dimenticato, presi tanto dal nostro calcolo, dal nostro, no, dalla razionalità, abbiamo dimenticato il linguaggio della vita. In realtà i simboli sono qualcosa che noi abbiamo già in noi, gli archetipi, ci sono già i numeri, i codici, ci sono già, si tratta semplicemente di riattivarli, di riportarli alla luce. E questo ci accende delle informazioni su cosa sta accadendo. E quando ti rendi conto che è tutto intimamente collegato, tutto, non c'è una virgola dispostata, ecco, cosa fai? A un certo punto molli, ti arrendi, no? Quella resa che passa, che ti fa passare dal tentativo di avere il controllo e di vivere la vita secondo la tua volontà, a invece ho compreso, e compreso non vuol dire capito, perché capito l'abbiamo capito in tanti. Il comprendere è proprio comprensione, no? È aprire per accogliere, abbracciare, e accade a un certo punto. Comprendi che è tutto collegato e che quindi c'è un momento in cui va tutto all'aria, i tuoi progetti, la tua volontà, quello che credi di essere, le tue identità, i tuoi ruoli, salta tutto per aria, tu non sai più chi sei. Ecco, in quel non sapere più chi sei c'è un miracolo in corso, sta accadendo un miracolo. E è quel passaggio fondamentale che ti permette di passare da quella che è la volontà umana, che ragiona, che sa, che vuole controllare, che vuole decidere come sono le cose, chi fa cosa, eccetera, eccetera, all'allineamento della volontà umana a quella divina, e passa per il crollo delle illusioni. Spettacolo! Cioè, crollo delle illusioni significa che ti risvegli dal sogno. È o questo? Che ti accorgi di essere in un sogno, perché il risveglio, per come la vedo io, è quello, diciamo, autentico, è quando uno dismette i panni fisici. Cioè lì tu esci da questo corpo, no? Come dire, esorcista, esci da questo corpo e vedi il gran teatro in cui tu sei scivolato per vestire una parte e per sviluppare delle qualità e dei codici che poi servono su altri piani di realtà. Meraviglioso. Paola, tutto questo è meraviglioso perché ci porta ad abbracciare la realtà che di fatto la morte non esiste, cioè che è semplicemente e davvero non un modo di dire si passa ad altre dimensioni, ma non è un addio definitivo, uno stop, una cosa. Cioè mi sembra molto, insomma, mi sembra che anche questo concetto sia stato un po' strumentalizzato a fini di marketing, no? Ecco, mi fermo qui. Paola, il crollo delle illusioni, l'accorgersi, abbiamo parlato anche dell'accorgersi, che mi risulta essere il tuo termine preferito. Fammi vedere ancora se ho una domanda di riserva per te. Abbiamo parlato di tutto, ti chiedo di commentare quella che so essere la tua frase preferita, che quando ci siamo conosciute, ci siamo parlate una delle prime volte al telefono, ho detto: ferma lì, questo è un aforisma da proprio scolpire sulla pietra. Ed è, e quindi in questo modo concludiamo la nostra buonanotte con questa frase stupenda. Se ovviamente vuoi aggiungere qualcosa, hai pieni, vai, hai la porta aperta. Non siamo qui per sbrogliare la matassa, ma per passarci attraverso e lasciarci trasformare. Vai, Paoletta. Allora, questo è un po' il senso di quello che abbiamo appena detto, no? Che invece che stare lì a cercare di mettere a posto, di sistemare, c'è sempre qualcosa che non va. Per la visione umana, per la visione del bruco,
c'è sempre l'errore, c'è qualcosa fuori posto, qualcosa da sistemare, qualcosa da andare a ricercare nei meandri delle nostre storie, il trauma di... c'è sempre qualcosa. Io dico, se noi ci mettiamo a scavare in una discarica, possiamo passarci là tutta la vita e ci sarà ancora spazzatura da togliere, da spostare. Ci sta l'esperienza, perché ripeto, ogni fase è funzionale a un click, a un passaggio che siamo chiamati a fare, ma è altrettanto funzionale sapersi spostare. Saper spostare la visione, saper guardare da prospettive diverse. Quindi se per una vita io sono stato convinto di dover risolvere quel trauma di 10 anni fa, di non poter essere felice a causa di qualcosa che mi è successo, di dover sistemare chissà quale situazione pratica prima di, è un'illusione. Nel senso che io posso iniziare, invece che andare per presa diretta, devo sistemare la matita e comincio, no, a perdere tutta la mia energia cercando di piegarla, no? Ok? Posso invece iniziare a comprendere che quella matita è solo la parte finale di un processo e per cambiare questa matita devo ritrovarla in me. Un po' come Matrix col cucchiaio, no? Stavo pensando al cucchiaio! Non lo pieghi per presa diretta, lo pieghi solo se tu capisci, comprendi che quel cucchiaio sei tu. C'è un momento in cui rinunci a sistemare le cose, anche perché non ci riesci, c'è talmente tanta immondizia in quella discarica che è più grande di te. Allora cosa facciamo? A un certo punto uno si piega, cioè come dire, si arrende alla vita, io non ce la faccio. Di solito lì accadono delle cose, il vento che ti prende e ti sposta, o l'ondata se ci piace di più. Allora c'è un momento in cui ti rendi conto che per cambiare le cose, uno, le devi accettare, nel senso che paradossalmente per cambiare autenticamente una cosa il primo passo è accettarla. Allora si accendono altre possibilità. E secondo, comprendi che puoi diventare più sottile delle maglie di quella matassa. E lì sviluppi un'altra qualità, che non è legata alla fisicità, alla volontà, al controllo, quella parte molto densa, ma è legata a qualità più sottili che possiamo attivare dentro di noi. Ce le abbiamo, sono codici che si possono attivare e quindi attraverso questa esperienza di passarci attraverso ci lasciamo trasformare. In questa esperienza noi facciamo proprio l'esperienza del cambiamento, cioè paradossalmente l'essere infinito fa l'esperienza di qualcosa che cambia. L'infinito, l'invisibile fa un'esperienza visibile. Ed è una cosa che non ci riesci a pensarla. Allora mi faccio più sottile delle maglie della matassa per passarci attraverso e lascio che le forme crollino, quelle vecchie, per lasciare spazio a quelle nuove. È lì il tema della co-creazione. Quando io rinuncio a tutto quello che ho imparato, per dire, sulla visualizzazione delle cose, la legge di attrazione, pensare, visualizzare... Rinuncio, cioè funzionano sì, perché, ma fin là crollo e allora lì diventi co-creatore, quando però hai accettato tutto quello che prima non accettavi. Meraviglia, e qui subentra la fiducia, la fede vera, cioè non la fede in una scatola, ma la fiducia nella vita e nel suo funzionamento e nella sua intelligenza che supera, diciamo, quella particolare dell'ego di cui siamo dotati per sopravvivere, ma alla fine, una volta che abbiamo espletato, diciamo così, le funzioni legate alla sopravvivenza, c'è qualcosa d'altro e c'è qualcosa di più. Paola, il tempo è scaduto per quanto riguarda questa buonanotte, ma vorrei con te salutare i nostri viewer, se possibile, aprendo uno spazio futuro per rivederci e lasciamo tutto così. Cioè, ecco, è un altro modo un po' metaforico per dirti la porta per te.
È aperta per un ritorno, Paola. È Grazie, stato molto grazie. bello. È stato molto bello affrontare questi argomenti con te perché le domande possono essere anche scontate, sono le domande che ci facciamo un po' tutti, ma il modo in cui sei riuscita a farci entrare in questi argomenti, proprio a condurci per mano in altre dimensioni attraverso le parole, è indiscutibilmente efficacissimo. Sei stata top. Ecco, quindi grazie. Grazie. Hai progetti per il futuro, ma di cui proprio della serie 2 secondi per dire sto Pam per pam pam. una cosa proprio veloce, veloce. Sì, allora, il weekend ad Alleghe, in provincia di Belluno, Easy Detox il viaggio, è un'esperienza molto particolare di trasformazione, dove c'è una parte in cui ci ritroviamo fisicamente, e una parte invece che viene fatta da casa, da ogni partecipante, quindi sono 15 giorni di trasformazione potente, diciamo così, e questo evento è un richiamo per molti operatori, ci sono persone che arrivano da tutta Italia, e adesso stiamo lavorando su questo, quindi andiamo a lavorare sulla parte fisica, corpo fisico e i corpi sottili. Ci piace prendere in considerazione tutte le parti dell'umano. E del disumano. Fantastico Paola, io direi a questo punto ricorda ai nostri viewer dove ti possono trovare sui social, se sei come Paola Ferraro, se hai una pagina da suggerire e così via. Ok, allora Paola Ferraro al di là dei sensi è la pagina e poi il nome del blog è al di là dei sensi.blogspot.com. Perfetto. Io direi buonanotte Eroi, è stato bello, buonanotte a te Paola, grazie per aver accolto il mio invito e ritorna quando vuoi. Grazie a te, Jasmine. È stato bello, buonanotte, buonanotte a tutti voi. Ciao!